Presidente Rocca, lei nel suo discorso si è augurato che Expo sarà un successo nonostante tutto. In questo nonostante tutto però c'è molto. Quanto le ultime inchieste possono incidere sulla manifestazione? Ma sicuramente queste inchieste hanno complicato moltissimo la vita, perché già Expo era in una zona cosiddetta Cesarini, cioè si combatteva sul filo del tempo, e quindi non abbiamo possibilità oggi di fare le cose al meglio, dobbiamo essere pragmatici nella soluzione dei problemi. Questi problemi di corruzione sono un duro colpo, però io penso che possiamo farcela mettendo sotto controllo queste aziende, però facendo in modo che continuino i lavori sì o sì, perché siamo veramente a rischio di ritardare la partenza di Expo, cosa inconcepibile. Secondo lei queste inchieste possono portare ad un punto di rottura e quindi di svolta, oppure sarà l'ennesima inchiesta che poi porterà ad un'ennesima replica di altre soluzioni analoghe a questa? No, per me queste inchieste devono portare a una riflessione molto importante, perché noi continuiamo ad agire su questo fenomeno e poi ogni 10 anni, 15 anni scopriamo di essere tornati alla casella di partenza. Peggioriamo, aggraviamo le leggi, facciamo la faccia sempre più arcigna e poi i nostri processi durano mediamente 6-7 anni, per cui vediamo i colpevoli condannati 7 anni dopo, gli assolti liberati 7 anni dopo. Quindi dobbiamo insieme ragionare, perché quello di fare di più sempre le stesse cose non ci porta da nessuna parte. Qui bisogna veramente pensare, io dico un po' fuori dal box, come possiamo recuperare la capacità dello Stato di fare grandi infrastrutture, che oggi mi sembra aver raggiunto il livello minimo. Con l'idea del commissario, del salvatore della patria, è un'idea sbagliata o devono essere le imprese dal basso a creare un nuovo ambiente di legalità? No, le imprese devono fare la loro parte, devono lavorare insieme alle istituzioni, ma le imprese devono farsi carico di individuare loro stesse delle idee per migliorare questa situazione. Io ho l'impressione che se lo lasciamo soltanto alle istituzioni di trovare il bandolo della matassa, noi faremo come nel passato, soluzioni che di fatto poi non funzionano veramente e riprecipiteremo nella stessa situazione, che è insopportabile per le imprese, perché per chi come noi e come altri lavorano all'estero, presentarsi con alle spalle gli scandali è il peggior modo di vendere i nostri prodotti, i nostri processi, il nostro paese. Al palco ha fatto cenno a Nexpo, è un Nexpo, cioè alla riconversione dei terreni Expo. È un'idea o un progetto? È qualcosa di concreto? Diciamo che è fra l'idea e il progetto, nel senso che ha delle strutture per potersi trasformare in un cosiddetto business, cioè un vero e proprio studio di fattibilità. Esistono delle premesse importanti, ma come sempre nella vita, fra un'idea e la realizzazione c'è un grande passo, io direi, imprenditoriale di mezzo, ma noi vorremmo impegnarci in questa specie di sforzo imprenditoriale per trovarne la fattibilità, perché ci sembra un progetto che lo meriti. Sarebbe un ambiente di crescita e di innovazione? E questa di Expo è una piattaforma molto cablata, con una produzione di energia elettrica estremamente efficiente, connesso con gli aeroporti, connesso con la città. Utilizzare uno spazio del genere per generare una specie di hub della conoscenza, un parco scientifico in cui grandi imprese investono, spostano i propri uffici centrali insieme a piccole e medie aziende e centri di innovazione, mi sembrerebbe un fatto interessantissimo, e esiste la possibilità di dargli gamba.